festeggiamo un compleanno particolare, ma soprattutto il compleanno di ognuno di noi, nel senso che il regalo sarete voi a riceverlo. Raccontaci un po', caro Stefano. Allora, Enjoy Ski, in realtà, qui vediamo il 10, è il 10° compleanno, ma in realtà non sono 10 anni, è un po' di più. Quindi abbiamo un po' imbrogliato. Sì, perché qualche anno fa mi sono dimenticato di festeggiare. No, a parte gli scherzi, era circa il 2008, quando a un certo punto ho smesso di fare il lavoro che facevo, quindi facevo geometra, ho deciso di lavorare solo sugli sci, avevo la necessità di crearmi un nome, quindi per farmi conoscere, per iniziare a lavorare. E il nome Stefano Bellingheri era troppo lungo, ma soprattutto ma chi mi conosce? Quindi, no? E allora ho detto, devo trovare un nome. E la cosa che non mi piaceva di quel periodo, e anche tuttora ogni tanto è così, è che vedevo gente in pista triste per raggiungere un obiettivo. Sai che io sciare e far sport innanzitutto è divertimento. No? E quindi questo divertimento, secondo me, doveva rivenire fuori. Allora ho detto, creo un gruppo, creo un nome dove si capisca che lo sport, prima di tutto, è divertimento. Perfetto. Abbiamo racchiuso tutto su un unico sito che è appunto enjoyski.it. Tanti hanno creato un sito internet unico, appunto enjoyski.it, dove all'interno si possono trovare le tre realtà e quindi andare direttamente nel sito e poi se si vuole si può tornare indietro. Ma che bello, visto che c'è anche un e-commerce. Sì, abbiamo il cellulare, enjoyski.it. Fantastico, grazie. Presidente di Enjoy Ski Team, Stefano Bellingheri! Vuole salire? Ah, certo! Ci occupiamo appunto di un programma invernale dove si fa, se uno gli piace fare slalom gigante, approccia lo slalom gigante oppure campo libero. Poi invece in estate dividiamo la cosa in due. Abbiamo i pattini e lo sci. Lo sci è Nicola Forchini! Quindi sei felice di questa realtà, ti trovi bene? Sì, sono felice perché sia nel campo dello sci che nel campo dei pattini siamo riusciti ad arrivare probabilmente degli obiettivi che quando siamo nati non pensavamo neanche. A voi un allenatore straordinario, Nicola Forchini! Grazie! Forte con gli scarponi e i sentieri! Lui è Gianni Munazzi! Ci sono tanti che conoscono Enjoy anche senza aver magari presenziato a queste cose, perché noi cerchiamo di dare un esempio, insomma, è quello che possiamo, cerchiamo di farlo. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie. Lisa Colombo! E wow! Poi aneddoto, Nicola una volta si è messo in mezzo alla pista, non mi ha visto arrivare, quindi quella è stata la caduta peggiore perché mi sono schiantata contro di lui. Ah, dai, è morto, dai! Mi sei morto? In un'altra realtà che parla solo di sci, che è la scuola sci. Abbiamo anche la scuola. Wow! Partiamo? Vediamo il video. Pensare come fare a fare la scuola. E questo è il primo atto da notaio dove siamo andati a fare la scuola in quanti? Due, io e lui, basta.
abbiamo detto, allenavo io in quel periodo, abbiamo deciso, ma dai, facciamo una scuola lì e cominciamo a lavorare in questo posto. E queste sono le prime immagini di come abbiamo, da dove siamo partiti, dalla sede, dai ragazzi che col pennello pitturavano le porte arrugginite. Facciamo sciare circa 400-500 bambini all'anno in Val Gerola. Portato tutto il materiale a monte, abbiamo costruito quella che è la nostro, il nostro chalet, e questo sono i 5 anni, quindi 10 anni della Val Gerola, 5 anni della Valmalenco, i miei 50 anni tra qualche giorno, quindi torna tutto quest'anno. E questa scritta che compare sotto, vedete, My Experience, è stato un po' il messaggio che volevamo lanciare quest'anno. Ecco qua dove siamo arrivati, un po' di volti. Chiamerei anche una rappresentanza che è in sala qua con me sul palco. Mettiamo una al giorno. Chi sarà? Per chi sarà? Allora, chi è che è? Alessandro Mottarelli! Wow, mi fa, io vedo una bellissima scritta. Passaggio via a cercare di capire come fargli dire di lasciar perdere. Perché lui mi ha detto, non ho mai fatto solo un gigante. Io tutta la seggiovia ho detto, adesso devo trovare un modo gentile per dirgli lascia perdere. Poi invece ho aspettato la seconda, visto che sciava bene, e allora gli abbiamo spiegato un percorso da fare, poi è arrivato con Stefano e oggi è qui con noi e penso che sia l'esempio, dopo non la raccontiamo più. Eccola qua! Oh, Joyski Sport Olivi! Inclusione, bene. Hai scoperto questo bel mondo, hai potuto andare molto più veloce, sentire l'aria in faccia, ti sei divertita e mi hai detto, io voglio far sciare tanti. Esatto. Esatto. Infatti. Ed è un po' più live di quello che facciamo inquamente con Betty Paganesi, con Unicef Bergamo, che è qua presente, un'amica straordinaria. Progetti. Uno è stato quello di iniziare a rendere la montagna accessibile per tutti, cioè estiva, che è stato consegnare la carrozzina anche a Rifugio Cunò, grazie all'amico Mauro che mi ha trascinato insieme ad altri amici fino su a Rifugio Cunò. E poi abbiamo acquistato un po' di boschi e questi numeri, insomma, vi possiamo assicurare che abbiamo fatto fatica a raggiungere soprattutto gli 8 monoski e 6 duaschi. Ma più di 80.000 studenti questi anni. Quindi il numero è un gruppo di volontari straordinari. In realtà sono tantissime, c'è il City Volley dove Alice fa giocare a pallavolo seduto i ragazzi. Quanti ne sono Alice? Urla? 25 ragazzi, quindi quanti ne fa giocare a calcio il venerdì? 9 e sono tolti. Quanti sono? Fantastici, eh? Volontari, quindi faceva ballare il country, poi la zumba, c'era il latinoamericano, c'erano i balli di gruppo, la salsa, il merengue, insomma. Perché noi, essendo una no profit, abbiamo il 5 per 1000, un codice fiscale, che lo vedrete sul portachiavi che vi abbiamo regalato, e personale poi ovviamente realizziamo dei lavoretti che vengono pagati anche con delle erogazioni liberali, quindi non c'è una vendita vera e propria, quindi le donazioni liberali sono libere. Allora, abbiamo due tipi di libri, così ve lo diciamo, possiamo fare la televendita. Allora, Stefano ha realizzato un bellissimo libro per bambini, le storie, le avventure di Joyce, e dentro ha messo anche la storia della disabilità. Ma la strana coppia è un camionista e un poliziotto che si incontrano in un incidente, e quella è la storia.
Nell'altra foto vedete gli amici dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che qua oggi c'è Maurizio Genni, ci è stata data una sede, ci è stato dato anche un pugnino con rimorchio, e con quello possiamo raggiungere i grandi obiettivi da un punto caldo da dove partire. Vorrei presentarvi Federico Romanelli! E lui entra camminando così, per esempio la sedia apposta. Allora, quando entra in classe, io gli dico, Federico beve vodka, e quindi la mattina questa disabilità, lui beve, si ubriaca e viene in scuola. Allora, mi piaceva, e ho detto, anch'io voglio sciare, però la mia disabilità congenita me l'ha reso un po' difficile. Ho provato lì, come ha detto lui, ho un tesserino di validità, perché non l'ho richiesto, non lo richiedo, perché non ne ho bisogno, e... Quindi voglio dare la possibilità anche ad altri disabili che non hanno avuto le mie opportunità di divertirsi nell'ambito dello sport, come nello sci. E... straordinario il nostro tipo. Mi chiamo Enrica Bailo e ho l'immensa fortuna di essere la mamma di Gaia, detta Princi. Stasera la diagnosi, che preferisco definire la sentenza inappellabile. Tumore cerebrale maligno, raro, infiltrato. Nel 2018, dopo 25 anni tumultuosi, quello che all'epoca era mio marito, nonché padre della Princi, se ne va, sbattendo la porta in malo modo. Sono sola, siamo sole. Arrivati sulle piste di campo Carlo Magno, la mia piccola è stata presa in consegna da due angeli, consentendomi di apprendere le nozioni che mi permettessero di avventurarmi sulla discesa con mia figlia. Mauro è un istruttore eccezionale e in seguito, portando Gaia, ho avuto un'opportunità meravigliosa, far sciare mia figlia. Gaia, con i video che ci ritraevano, sorrideva di gioia esclamando «Ho sciato!». Ecco, personalmente credo che in quel preciso istante Gaia abbia avuto la consapevolezza piena del suo essere parte del mondo e non un mondo a parte. E... amica che, oltre che essere un'amica, l'abbiamo anche nominata madrina di Angel Skin. Poi qua, Lara Magoni. E la cosa più bella che voi qui con i vostri ragazzi portate come testimonianza che i limiti sono negli occhi di chi non capiscono le cose. Il limite non esiste e tutte le volte che vedo i filmati degli istruttori qua presenti di Mauro mi emoziono, perché dico, ma tu pensa un po' questi ragazzi, queste ragazze, questi bambini con quale capacità riescono a mettersi in sci. Con ausili particolari, non ci importa, poco importa, ma vivono la neve, vivo il mondo della montagna. E questo è il più bel regalo che tu potessi fare a tutte queste belle famiglie. Perché tutto questo l'abbiamo realizzato grazie a voi e quindi... Enjoy! Bene, con considerazione. Grazie a tutti! Buongiorno a tutti! Meglio cominciare da quello che vedi.